Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Lo so, gli ultimi video hanno avuto il volume del gioco un po' troppo alto, ma ne avevo registrati un po' insieme, un paio di settimane insieme, e quindi nulla, me ne sono accorto tardi quando stavo editando che l'audio del gioco era un pochettino troppo alto. Adesso ho diminuito di un paio di decibel, per cui dovrebbe essere più sereno e non coprire più troppo. Che poi non era esageratissimo, però comunque era un po' fastidioso perché non si sentiva abbastanza bene la voce. Ma torniamo subito. Non mi ricordo se avessi già fissato. Sì. Sì, avevo già dato tutti l'upgrade dei vari upgrade. Adesso dobbiamo aspettare di avere un pochettino di punticini perché queste cose costano. E queste cose qua costano e quindi niente. Però le altre cose tutti upgrade fatti. Homestead, tra l'altro, cosa stanno facendo? Medical rank, ok. E siamo solo a 71. Con questo arriviamo a 78 e 8, 86, 96. Quindi ci servirà ancora qualcosina. Vediamo, ma abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, tra l'altro, qua. Power posto che prosperity. Però dovremmo riuscire qua. Era prosperity, qua era power. Questo è power. Dovremmo comunque riuscire a farcela perché abbiamo trascurato questa via. Però insomma va bene, abbiamo ancora. Ci aveva dato parecchia prosperità l'alleanza con i Pitti, per cui speriamo che quella con Northumbria ce ne dia altrettanta. No, non mi ricordo cosa dovessi fare qua. Stavo ispezionando la tunica di pelle. Sono felice di vederti di nuovo. Di cosa hai bisogno? Guarda, mi ha detto che sai dove si trova un uomo di nome Tonduin. Incaricato te di questo? Ma. Ok, va bene. Immagino che tu conosca perché sei alle sue calcagne. Quindi andrò dritto al punto. La mia gente sta cercando Tonduin da almeno un mese. Attualmente sappiamo che sta viaggiando a nord da Eoforwic, verso l'antico muro di Edriano. Tutti si domandano perché sta andando in quella direzione. È tutto quello che sai? Un po' scocciata. È tutto quello che mi hanno chiesto di scoprire. Se vuoi attaccarlo, ti raccomando di farlo mentre è accampato accanto alla strada. Buona fortuna. Non mi ricordo niente di questo, sinceramente. Ah, ok. C'è un emissario di Osered che sta cercando di fare alleanza con un gruppo di merciani contro di noi e quindi dobbiamo impedire le negoziazioni. Va bene, niente, andiamo alle calcagna e mi sa che dovremo zittire, fermare tutti. Dai, speedy, che qua abbiamo da lavorare. Tanto mi dimentico sempre di cambiare la camera così, ma. Vabbè. Anche questi shortcut non sono così speedy, non so come mai, ci mette sempre un attimino a capire che cosa vuole fare. Oh, dobbiamo andare qua, roadside camp, mi sa che dobbiamo accamparci prima. Sì, quello è un po' lontanino, eh. Qua va meglio, dovrebbe andare, mentre invece se andassimo qua ci può anche stare. 14 ore e qua ci mettiamo 9 ore. No, vabbè, meglio qua sotto allora. Prendiamo sulla strada principale, immagino. Vadi. Ok, abbiamo guadagnato roba. Sì, direi che ci accampiamo così sono tutti belli, tranquilli, riposati. Però su qual è la loro situazione, mi sa che se arriviamo là senza una tappa in mezzo, sono un po' tutti cotti.
Allora, va via un sacco di carne sto giro. Perché? Perché non abbiamo gente che preserva, probabilmente. Abbiamo troppi che cacciano, nessuno che preserva. Chi è che era un campione qua del preservamento selvaggio? Sveina non era male col preserve, se non sbaglio. Infatti c'ha 4. E caccerebbe un po' meno per questo storico qua, mi sa. E poi c'era forse Nefia, ma Nefia sta già preservando tutto. Niente, restiamo così. Direi che mi sembra onesto. Perché sennò poi dopo cioè diminuisce troppo quello che prendiamo dalla caccia, quindi poi dopo abbiamo meno. So così, andrà male un po' di carne, ma ci sta. No, più che altro abbiamo portato al massimo la... Tinker di... No, Tinker. Come si chiamava qua di Hades? Il Repair. Perché quelli con Repair mi sa che... No, Tinker rompono la roba. No, Tinker... Repair... Ce l'ha al 5, ok. Per cui costa meno. Abbiamo qualcosa dei nostri equipaggiato? Mi sa di no. Se dirò, perché in genere lo segnalava. Mentre invece qua che si chiamava quello che rompe tutto? E Ketil che rompe tutto? Craft? No, lui craft. Chi è che era che smantel? Tinker? Ah no, non era da qua. Era dall'inventario. Dobbiamo fare... Allora... Andare con... Perché se facevo così... Basato... dal repair... Repair è Aedis, quella che era in gamba. Per cui direi che possiamo toglierci, cioè possiamo smontare un po' di roba con Aedis adesso che ce l'aveva tutto maxata. Ma magari non adesso. Ha solo armi e armature può smontare. No, sort by... Total salvage. Questo è mezzo rotto. Vai via. 5 salvage dato. Questi fanno tutti un po' schifio. Per cui togliamoci tutte queste robe scarse. Amp sling, tulax. Via anche questo che è tutto rotto. Cioè, mi sa che dovrò poi fare pulizia magari quando siamo sereni. E dovrei anche mettere Ketil magari a craftare degli oggetti. Perché tipo di armature mi sa che... No, c'è qualcuno che ha... Ma è rotta? Sì, c'è gente che ha delle roba rotte addosso, comunque, sa, sai? Nonostante tutto, per cui un repair da Aedis ci può stare. Repair, che cosa però? 2 su 7, ma perché non mi dice quale equipaggiata? C'era un tempo scritto chi aveva cosa? C'era un elmetto, visto che aveva qualcuno dei miei. Ah, equipped... Ah, lo scrive là sotto, allora, scusa un attimo. No, 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 no. Fino a Pine Shield, no. Questo invece è equipaggiato da Seymour. Ok, ma non è urgente. Questo invece sì, è più urgente. Ah, questa anche è rovinata ed è equipaggiata da me. Questa da Gunnar. Oh, facciamo che fissare questa intanto. Posso che preservare, sì. Va bene, poi domani ce ne occupiamo. Va bene. Cioè, però dovrò fare un po' di queste robe off camera in realtà per sistemare un po' di cosine. E non ho cambiato la camera durante l'accampamento, porca miseria. Allora, accetta, sì.
Abbassiamo un po' qua, che mi sembra che sia un pochettino troppo alta. Anche perché ho la tendenza a infossarmi, perché poi dopo non mi si vede. Oh, tutti sereni. Non abbiamo trovato niente. Ah, perché non abbiamo dato nessuno a cercare roba. Tanto non è che avessi tutta questa urgenza di trovare roba. Abbiamo fatto poca carne. Molta poca carne. No bueno. Allora, chi prendiamo? Prendiamo i soliti. Asleifr, Gunnar, Ketil, Nefi e Roscoe. I nostri 5 iniziali. Non che Hades non fosse iniziale, però un po' meno iniziale, diciamo. Il microfono piglia bene. È girato giusto, si piove. Allora, ci sono sei tende davanti. Una è del comandante. Dovrebbe essere il capo di Tonduin. Sembra che ci siano tre persone di pattuglia e cinque dentro il campo. Sono molto ben armati, sarà difficile. Dovrebbe avere la tenda nel... La lettera è nella tenda del comandante, no? Per cui dobbiamo solo andare là, prendere la lettera e andarcene. Vediamo quanto riusciamo ad avvicinarci senza essere visti. Allora, c'è uno là. E c'è un altro là. Allora, questo se torna, si ferma. Ah no, l'altro anche se n'è andato. No, via, via. C'è un momento in cui si allontanano tutti e due, non lo so. Speriamo che non ci veda da là. Cavolo, ci hanno sgamato. Ce n'era uno laggiù. Niente, mi sa che era quella tra l'altro la tenda. Quanto ha? 73. Se vado col doppio, 31, no? Grande! Bestia, non me lo aspettavo. Non me lo sarei aspettato. Oh, farei quasi quasi, però in realtà un Inspire su di lui. Ah, potevo farlo dopo che si era già mosso. Perché così da qua riesci a vederlo? No, purtroppo no. Però vede lui. Nulla. Ho sbagliato. Allora, Roskva, statene qua dietro perché non vorrei mandarti troppo in mezzo ai guai. Ah, però sono tutti là sotto, ok, per cui potrei correre e effettivamente prendere la lettera e andarmene.
vediamo come si mette la situa. Allora, lui ha charge e forse riesce anche a tirarlo giù. Ok, no, non riesce, però. Magari Ketil da qua ce la fa. Dagli un Inspire di nuovo. Però non ha movimento, questo non può togliersi. Mi sa che ho fatto la cavolata dell'anno. Eh sì. Non capisco perché stanno tutti là sulla difensiva. Cioè, la lettera sarà nella tenda del comandante. Penso che sia quella lassù la tenda del comandante. No, perché è andato nel panico? Porca pupazza, si è messo proprio in braccio agli altri. Ok, ha preso la lettera. That's right. I see the fear in your eyes. Allora, con... Posso decidere di andare con lui oppure di ispirare per l'ultima volta. E mi spiace, però devo andarci addosso per forza a quegli altri. Perché sennò Gunnar mi finisce proprio in braccio fortissimo e me lo seccano. Fa di brutto proprio. Che cavolo faccio? Allora, vediamo un attimo. Se Roscoe viene qua e cambia su. Non lo secca comunque, no? Può fare però un demoralize che è molto bueno e niente, vado alla carica con Mazz. Meno questo è certo, si è preso anche il Bloodthirsty. Nefia vai di qua. Tu vai di qua. Non può fare granché, può tirargli una pietra in faccia. Oh, rimangono in 5, sono altri siamo in 5, loro ne hanno uno giù, per cui dovremmo poter... Aia! Gunnar resiste per piacere... Se Gunnar resiste sto giro, niente, non è andato. Aia! È mancato? È sopravvissuto? È incredibile. È incredibile. Allora, Roskva non penso che riuscirà a fare granché da là. Non credo neanche che riesca a raggiungerlo, però. Can't blame you for Andate. exploiting such an obvious opening.
Vai così. Ha preso fuoco, cavolo, non ci avevo fatto caso. Qua spero che abbia visto almeno. Ma su quello però non serve a niente perché. Vai, tira giù questo almeno. Vai così, ma mi sa che para tutto. E invece no, e invece no. E invece no, e invece no. Per cui, allora, Nefia, vai qua. Perché Nefia ha ancora azioni in tutto questo? Roskva non ci arriva per niente là. L'altro sta arrivando, ma è troppo lontano. Speriamo che resista Gunnar sto giro. Oh, ha cercato di andarsene. Top, bravo Gunnar. Allora, intanto muovi qua, poi vediamo. Gunnar direi, muovi qua, intanto Roskva ti va a fare una cura. Ok, illuminato, ma almeno non è passato in mezzo al fuoco. È in cover, allora tu... Vai qua. Così Nefia può anche lei avanzare. E pure il nostro Slayer. Io me ne sto qua nei dintorni perché mi sa che devo aspettare di spegnere le fiamme. Quanto ha? 85. Se andassi su... No, non posso andare sul doppio perché ho già... Però posso fare così e poi inspirare di nuovo. Vai. Se hai un altro 85 lo tiri giù, no? Anche perché anche Harried è andata. Magistrale, magistrale proprio. Perfetta. Cioè abbiamo sbagliato lo stealth, ma è girato tutto per il meglio alla fine. Nessun problema, ottimo. Direi che interrompo qua però la registrazione, visto che sono passati 22 minuti. Ci vediamo nel prossimo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.